Estamos aqui no Cultur, começando o Cultur de hoje com o ator Johnny Voltan, que veio falar sobre o espetáculo, sobre a vida de Dom Milani, Dom Lorenzo Milani. A gente vai conversar, obviamente, em italiano, tá bom? Com esse vídeo torto aqui, que não dá pra ver nada. Socorro! Socorro! Eccoci qua con Johnny Voltan, l'attore Johnny Voltan, che è venuto a parlare del suo bello spettacolo sulla vita di Don Milani. Johnny, hai frequentato la scuola di recitazione del teatro Metastasio qui a Prato. Ti sei diplomato alla scuola teatrale fiorentina, tenuta da Orazio Costa Giovangili. Gigli. E hai lavorato molti anni come attore e regista nella compagnia TPO e successivamente in compagnia quale il Teatro Stabile della Toscana e Nuovo Teatro Pezzane di Parma. Hai fatto anche diverse partecipazioni come attore nel cinema e in TV e sei fondatore dell'associazione Arachne, così si dice? Dove Bravissimo. lavori sempre, come attore, regista o Sì, no? diciamo è un'associazione culturale più che una compagnia teatrale, diciamo un'associazione culturale che supporta vari progetti teatrali e simili, via, non è una vera e propria compagnia. La mia domanda è, quando è che è nata la tua passione per il teatro? Cioè, può sembrare una domanda un po' scontatina. Però volevo chiederti, è una cosa da bambino, perché cioè, secondo te è una cosa, molti dicono che da bambini già abbiamo cioè, la tendenza a, già dimostriamo quello che vogliamo fare poi da grandi. Era così con te o Potrei liquidare tutto con una battuta del tipo: da bambino vedevo che a Prato lavoravano tutti tantissimo, una fatica terribile, e io ho detto: io mi sento troppo vagabondo, bisogna che trovi qualcosa. E siccome avevo un cugino che ho tuttora, che faceva l'attore e che giustamente si era, come dire, sottratto alla fatica pratese di lavorare nel tessile, a telaio, roba del genere, un lavoro Ma tremendo, soprattutto in quegli anni. è il cugino che oggi vive in Il Portogallo? cugino che oggi vive in Portogallo, a Lisbona, e che prima di andare a Lisbona è andato poi a fare l'attore a Roma e poi si trasferì a Lisbona. E mi fermo qui, se no. Se no si parla di lui. Comunque, la battuta era per dire una battuta facile. No, da bambino, sì, sicuramente era affascinato proprio dal lavoro di questo mio cugino, che è parecchio più grande di me. E appena sono stato grande anch'io, ho provato a iniziare a fare queste Quindi scuole siamo di qui teatro, o con meglio. Johnny Voltan, che è venuto qui a Cultur stasera per parlare del suo spettacolo, il suo spettacolo che si chiama Un viaggio lungo un mondo, che racconta la vita di Don Lorenzo Milani. E unisco due domande, Johnny, la mia domanda e la domanda della mia amica Simone, che insegna italiano negli Stati Uniti e che scrive una tesi di dottorato su Don Milani. E lei ci ha mandato una domanda che unisco tutte e due. Allora, la mia domanda sarebbe, quando è nata quest'idea di fare lo spettacolo sulla vita di Don Milani? E Simone voleva sapere, perché è uno spettacolo che viaggia già da 6 anni, Sì. giusto? E Simone invece voleva sapere, cioè se tu ti sei basato, per esempio, su interviste, hai fatto interviste con ex ragazzi di Don Milani, ex allievi di Don Milani. Come ti sei documentato per fare questo spettacolo? No, è stata una cosa prima di tutto casuale. Casuale nel senso, ed è andata così, quella la devo raccontare perché vale la pena. 6 anni fa, ormai quasi 7, attraverso un amico comune di Calenzano, io sono pratese, ma questo amico a Calenzano è vicino a Prato, per cui nulla di strano di essere amici. Questo amico comune aveva nella sua associazione, lui era presidente dell'associazione anziani, la persona in questione si chiama B, perché si può dire altrimenti, tra i suoi, diciamo, anziani associati, aveva anche gli ultimi, e non esagero a dire ultimi, quattro allievi della scuola di San Donato di Calenzano di Don Milani, la sua prima scuola popolare, cioè prima di andare a Barbiana.
Perché ultimi? Perché la scuola popolare a San Donato la istituì nel 47, per cui 70 anni fa, e gli allievi non erano bambini ma erano giovanotti, per cui, tanto per capirci, questi quattro ragazzi hanno dagli 85 ai 91 anni e sono rimasti gli ultimi. Questi quattro signori che tutt'oggi sono responsabili di una piccolissima scuola popolare, portando ancora avanti Che quella bello. di Don Milano, mi sembra clamoroso perché nessuno lo sa e non lo sapevo neanche io, hanno ancora una stanzetta a Calenzano dove aiutano i poveri, i più poveri, a come dopo Che scuola, a se cercare di farli studiare. Io questo lavoro non lo faccio solo per passione, lo faccio anche per campare, come si dice, per cui se uno ti chiede di fare uno spettacolo e non c'è una produzione che sostiene il progetto, vuol dire lavorare gratis, per cui ero, come dire, in genere evito proprio per un discorso di sopravvivenza, ma in questo caso non ho avuto dubbi. Ho accettato e poi ho capito anche che la cosa era ancora più importante perché la realtà di Don Milani, legata a San Donato, a Calenzano, la sua prima scuola popolare per giovani contadini e giovani operai, è pressoché sconosciuta. È un progetto da pochissimo. quello è l'unica cosa credo che si sa, da Calenzano è stato mandato via dalla curia ufficialmente Sì. proprio perché operava, non perché stava lì a non far nulla. Però il risultato, boh, secondo me ci ha gratificato non poco perché comunque doveva essere tutto un lavoro lungo perché costruire un testo, trasformarlo in testo teatrale, poi trovare il modo di metterlo in scena. Non è proprio una cosa da 2 minuti, Infatti, ci è voluto praticamente qualche sempre con il mese. passaparola non ci siamo più fermati. Che bello! E ho letto anche che nel primo spettacolo c'erano questi quattro signori Certo. presenti sul palcoscenico, se non mi sbaglio, che poi ha Certo. deciso di lasciare le quattro sedie, che erano le sue sedie, ma ci sono sempre queste quattro sedie, o Assolutamente, anche perché non è stato un colpo di un coup de théâtre, come si dice, no. Perché davvero loro, quando ci proposero di fare subito la seconda replica dopo averlo fatto 6 anni fa a San Donato, loro dissero: porca miseria, si viene anche noi, non ti credere, Che accidenti, bello. assolutamente. Io, ecco, tutte le volte che io faccio lo spettacolo, proprio mi viene naturale, io apparecchio nella scena con le quattro sedie e poi Bellissimo. dico: già, non vengono stasera. Però te lo dico al pubblico, Che vedete? Non c'è carino. nessuno, ma sappiate che su Oh, quelle quattro sedie ci sono questi quattro signori. stupendo. No, giustamente si parlava che Saporissale è una canzone molto amata, una delle canzoni molto amate in Brasile, dagli oriundi italiani che sono tantissimi, no? Al sud di Brasile, a San Paolo, ho Eccetera. visto un pezzetto dello spettacolo che ci tengo tantissimo di vederlo la prossima volta che sarà in Toscana. Ma ho visto un pezzettino su YouTube ed è cioè, tu sei un narratore nello spettacolo e ci fai proprio rivivere in questi minuti che ho visto di questo filmato, ci fai proprio vedere la storia davanti agli occhi. E questa è una cosa bellissima perché, cioè, riprende la cosa di raccontare una storia che si è perso, no? Cioè, io mi ricordo che quando ero bambina a scuola, noi avevamo un momento in cui la maestra ci raccontava una storia e io ho rivisto questa cosa lì in questo filmato. Parlaci un po' di questa scelta. Beh, hai studiato, perché hai studiato bene, no? La narrazione parte proprio dalla tua riflessione, parte proprio da quella che è la cultura proprio del raccontare, del narrare, che parte, boh, da quando esiste l'uomo, penso. Quella che si fa, magari si faceva il canto del fuoco, parte da quello la narrazione, principalmente. Poi, se si vuole andare più sul tecnico e più sul teatrale, a mio avviso, il narratore rispetto, diciamo, a un modo di recitare classico ha tantissimi vantaggi perché può vedere da fuori la storia, può entrare dentro la storia, può Esatto. descrivere la scenografia, anche se non c'è, può descrivere, quando uno descrive, può descrivere anche, oltre che le immagini, può descrivere anche i colori, ma anche gli odori. Ecco. E per quanto riguarda
guarda il pubblico, cioè, tu vedi anche il pubblico giovane in questi spettacoli o no? O è più, diciamo così, persone che abbiano avuto un contatto con Don Milanio, che, insomma, che sono di una determinata generazione? Dunque, o c'è un po' di Don Milani, sì, ci può essere un pubblico che per un motivo o per un altro poi si può qualificare in una fascia d'età precisa. Come narrazione, no, la narrazione è un altro vantaggio, è proprio che affascina sia giovanissimi che anziani, perché ha un linguaggio semplice, arriva, non c'è bisogno di essere allenati ad ascoltare. Andare a teatro, sì, bisogna essere allenati. Non va mai a teatro, la prima volta vai in un teatro e vede una cosa classica, generalmente, insomma, non è che esulta dalla gioia. La narrazione no, è un racconto, così come ci si racconta al bar una storia. Chi è che al bar si annoia? Nessuno, ecco. Lì si racconta qualcosa di magari un pochino più qualificata, di diciamo così, insomma, di quello si può dire a un bar, ma la forma è la stessa. Su Don Milani, che dire? Su Don Milani la fascia d'età è strana, perché sì, spesso c'è un tipo di pubblico magari maturo perché conosce Don Milani, non perché lo conosce direttamente, ma semplicemente perché l'ha studiato a scuola, alle superiori, all'università, ecco. Però spesso mi ritrovo invece a fare lo spettacolo a dei ragazzini, proprio perché viene richiesto nelle scuole. Perché Don Milani è semplicemente uno dei, questo non lo dico io, ma lo dicono gli addetti ai lavori, è considerato uno dei più grandi educatori che abbiamo in Italia, ma noi probabilmente seguiamo del mondo. Adesso con un po' di musica e fra un po' torniamo con Johnny Voltan, parlando sempre dello spettacolo Un Mondo Un Viaggio Lungo un Mondo. Scusate. E questa è stata Mira Makeba Patta Patta. Io qui sono qui con Johnny Voltan, che noi poi siamo quasi contemporanei, quindi queste canzoni ci ricordiamo. Don Milani, la vera e unica preoccupazione che aveva era quella che aveva capito che aveva capito e voleva metterlo in pratica. Questa fa la differenza tra chi l'ha capito e non fa nulla, che l'unico modo per sollevare i poveri era quello di istruirli. E si era anche accorto che l'istruzione data dalle scuole a volte non aiutava molto proprio i poveri. Sì, funzionava, ma soprattutto per quelli che già stavano bene o almeno benino. Chi era davvero un povero e, come si dice a Prato, ignorante e ciuco, veniva escluso spesso dalle scuole o scoraggiato in tutti i modi dalle scuole, ma anche dalle famiglie stesse, per cui molto semplice per certi aspetti. Esatto. Aveva anche un altro vizio, Don Lorenzo Milani, mi viene di dire vizio perché ora dico una... Era profondamente cattolico, nel senso, nonostante tutto, nonostante sia stato in qualche modo molto osteggiato dalla Chiesa, dagli altri preti, lui era profondamente cattolico, nel senso non solo da un punto di vista di credere in Dio, ma credeva proprio anche nella Chiesa, per cui, detto questo, tutto il resto si spiega da sé. Inutile dire, magari, perché è stato detto che Don Milani era aiutato dai comunisti. I comunisti non aiutavano Don Milani, anzi, lo odiavano forse più dei preti. Perché, semplicemente, dico questo, Don Lorenzo Milani fonda una scuola popolare per giovani contadini e operai. Cioè, porta a sé gli operai, è una cosa che doveva fare il Partito Comunista. Per cui... Bravo! Una vastità di musica brasiliana, no, come si fa? Varrebbe la pena, perché io non ascolto le mi piace proprio. Cioè... Ma sai che queste canzoni, vabbè, Caetano Veloso ancora fa concerti, sì, eccetera, ma questa è anni 70.
Ma l'altro giorno ho intervistato una ragazza bravissima, una cantante brasiliana, ma che vive qui in Italia già da anni, molti anni. E lei mi ha detto, sai, quando vado in Brasile e ascolto le radio, non ci sono queste canzoni, cioè di una volta. È un rifiuto brasiliano di, non so, cioè, noi rifiutiamo la nostra storia, la memoria, non abbiamo memoria. E noi siamo qui con Gianni Voltaire, nel frattempo, mentre sono qui che, insomma, che metto le canzoni a voi, io continuo a chiacchierare con Gianni Voltaire, è una chiacchierata eccellente, mi sta piacendo tantissimo. E noi siamo anche... All'arco, con... È vero, questo, così il programma vola, perché fra un pochino, guarda, siamo a pochi minuti della fine del programma, purtroppo, Gianni. E l'unica cosa certa è uno spettacolo che faremo a Bergamo, ma il 10 di marzo, per cui manca tanto. Siamo in contatto ora con un altro paio di luoghi in zona, ecco, quello sì, ma non posso dire né il posto né nella data perché non è assolutamente confermato. Comunque se lo sarà, lo si farà sempre nella provincia di Firenze. Più che... Mentre il sito è nato proprio perché non avendo appunto nessuna distribuzione e invece avendo spesso richieste di informazioni che giustamente chiedano a me, abbiamo deciso di fare un sito proprio dello spettacolo, dove dentro ci abbiamo messo una piccola presentazione, tante cose scritte, testimonianze di chi ha visto lo spettacolo, le repliche in cui è stato fatto, una pagina apposita delle repliche fatte nelle scuole, perché questo spettacolo è ovviamente molto 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 indicato e molto sentito dalle scuole. Per cui il sito è www.donmilaniteatro.it. Perfetto, e lì ci sono tutte le informazioni, perché non mi ricordo se avevamo detto in off o se si stava registrando il programma, che lo spettacolo spesso viene fatto anche in chiese. Sì, 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 perché avendo appunto, ripeto, questa struttura particolare si adatta in qualsiasi luogo e a volte in certi luoghi alternativi al palcoscenico dei teatri rende quasi anche di più, appunto l'ultima volta. John, io ti ringrazio tantissimo della tua presenza qui a Kultur. Grazie e questa bellissima conversazione, insomma, che abbiamo avuto. Ti ringrazio tantissimo, ti invito anche a tornare in futuro. Mi auguro che ci sia lo spettacolo qui in Toscana, che stavolta io non mi perda, sì, per le strade. Te lo comunicherò, che... almeno. Grazie mille, noi ci diamo appuntamento per giovedì prossimo alle 18 a Kultur. E grazie mille, buonasera. Grazie a tutti.